Buongiorno, benvenuti nel mio primo What I Eat in a Day. La prima cosa che faccio quando mi alzo è mettere l'acqua a scaldare. Dato che non bevo né caffè né latte, mi butto sempre sul tè. Mentre l'acqua riscalda, decido cosa mangiare per colazione e questa mattina ho optato per un bello yogurt con i cereali. Lo yogurt che mangio di solito è quello avena e noci, che è il mio preferito in assoluto ed è buonissimo. Insieme allo yogurt poi aggiungo i miei fiocchi d'avena e i semi di chia. Quando ho un po' più tempo cerco di fare una bella bolla elaborata e carina da fotografare, ma stamattina ho buttato tutto dentro senza curare l'aspetto scenografico. Poi passo al mio angolo di tè tisane, che è sempre fornitissimo, e decido quale tè prendere. Stamattina ho optato per il tè verde al cotogno che ho preso da Tiger. È buonissimo, fa un odore molto forte e dolce e anche il gusto è buono, a differenza dei soliti tè che hanno un odore fortissimo e poi alla fine non danno di niente. Lo metto nella mia tazza preferita e la mia semplice colazione è pronta. Di solito mentre mangio guardo il cellulare, controllo i social, rispondo ai messaggi, ai commenti, alle email e la mia giornata inizia così. Poi a metà mattinata faccio sempre uno spuntino e di solito quando ho fatto una colazione dolce mangio sempre qualcosa di salato. In questo caso mi è avanzata della pizza della sera precedente, quindi la riscaldo e la mangio sempre con piacere il giorno dopo. E di solito la mangio mentre magari guardo qualche puntata su Netflix o qualche video su YouTube. Poi arriva l'ora del pranzo e sono fiscalissima su questo, per me pranzo significa pasta. Oggi ho optato per delle farfalle con panna, prosciutto e piselli. Innanzitutto metto a soffriggere un po' di misto per soffritto in padella e poi aggiungo i piselli. Li faccio soffriggere per pochi minuti e poi aggiungo un po' d'acqua per farli cuocere. Quando l'acqua bolle, poi aggiungo un immancabile di tutti i miei piatti, che è il dado. Sì, so che non è proprio una scelta salutare, però a me piace tantissimo come insaporisce tutti i piatti. Faccio bollire per pochi minuti e quando i piselli sono cotti aggiungo i cubetti di prosciutto. Nel frattempo metto a cuocere la pasta e quando la pasta è quasi pronta aggiungo infine la panna al condimento. Quando la cottura della pasta è ultimata, la faccio saltare per un ultimo minuto in padella insieme al resto del condimento. E voilà, il mio piatto, sempre piccolo e per niente abbondante, è pronto. Poi il pomeriggio faccio merenda e cerco di fare la brava, quindi cerco di mangiare qualcosa di sano, come un frutto o una banana in questo caso. E dato che oggi ho passato tutta la giornata a casa, la mangio mentre magari leggo un libro. Infine arriva l'ora di cena e io cerco di mantenermi un po' più leggera almeno a cena, ma questo non significa che io abolisca i carboidrati, semplicemente perché non riesco a farne a meno. Quindi per stasera preparo un panino con il veggie burger, metto a cuocere il veggie burger in padella e quando è quasi pronto faccio tostare anche un pochettino le fette di pane, aggiungo un po' di maionese, due foglie di insalata e infine unisco il tutto. E infine la mia cena semplice e veloce è pronta. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi assicuro che non è stato facile registrarlo, però mi sono divertita. Spero di avervi dato qualche spunto utile. Vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto e vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Ciao!